successivo, che il carro è preparato dagli amici dal tema Il Coro del Roseto. Dovete sapere che qui a Solepaca abbiamo un gruppo corale che è molto consistente, si parla di 80-90 persone che diligentemente si esercitano, guidati dal maestro Armellino di Solepaca. E anche ieri sera, durante il convegno in cui si è parlato del vino di Solepaca, gli amici del coro del Roseto di Solepaca si sono esibiti e la loro esibizione è stata molto apprezzata. Il carro, cosa rappresenta il carro? Vedete lì frontalmente i tre tenori grandi, Domingo Carreras e l'altro come si chiama? Pavarotti, dimenticavamo Pavarotti, che avendo saputo in un loro concerto a Napoli, a Piazza Plebiscito, della importanza del vino DOC di Solepaca, si sono recati qui a Solepaca ad incontrare tutto il coro, che badate bene, è fatto di tutte bottiglie di vino DOC di Solepaca, che rappresentano i coristi con il loro bravo spartito in mano. E in effetti abbiamo da una parte i colossi del canto e dall'altra parte abbiamo i piccoletti, i coristi del nostro coro. Ma sembra che i grandi li invogliano e dicono che non debbono avere nessun timore riverenziale, perché loro hanno il vino DOC di Solepaca e il vino DOC li potrà aiutare a diventare grandi artisti. È del rione San Martino, rappresenta, vuole inneggiare alla spedizione ultima che c'è stata su Marte, anche nel pianeta Marte, secondo gli allestitori di questo carro del rione San Martino, è presente, lì vedete in mano di un piccolo robot, il vino di Solepaca. Con il rosso DOC di Solepaca inebriamo anche il pianeta rosso, Marte. Ecco, si vede il piccolo esploratore radiocomandato. Il cameraman ce lo sta facendo vedere in tutti i suoi particolari. È un carro del rione San Mauro, dal titolo San Rocco e Monsignore. Adesso mi stanno facendo vedere il carro con i musici. Dicevo, Monsignore che esce lì con un movimento dalla chiesa e va a benedire i carri. Ecco, vedete, in questo carro, il carro dei musici, aveva una rilevanza importante. In effetti, quando usciva questo carro con i musici, avvisava gli amici del rione di preparare i doni da sistemare davanti alla chiesa, e i doni erano in natura, fico d'India, fascine di legno, animaletti tipo pecorelle, eccetera, che poi venivano vendute per fare la festa a San Rocco, i festeggiamenti a San Rocco, insomma. Ecco le pecorelle che si muovono, che scendono dalla montagna per essere benedette dal Monsignore. Ecco Monsignore che esce di nuovo dalla chiesa e benedice. Ecco il gruppo di Casaldoni, Fontana Vecchia. Si balla e si canta come si faceva tanti anni fa sull'Aia. I tamburelli, gli organetti, la fisarmonica fanno da sostegno sonoro a questo ballo. Basta leggere il frontespizio del carro: in occasione della beatificazione, lo stallaggio di Via Bebbiano presenta Padre Pio. E lo stallaggio via
e lo stallaggio via Bebbiana ha pensato di dare un contributo di fede con la preparazione di questo carro. Vediamo, ecco, adesso è inquadrata la statua di Padre Pio. La statua di Padre Pio sta giusto al centro, fra il paesino di Pietralcina, fra la chiesa grande di San Giovanni Rotondo e l'altra piccolina, dove gli furono consegnate le stimmate. La sinistra giovanile, vedete il ponte levatoio in movimento, che si alza e si abbassa, vedete l'immagine del pupazzo di Berlusconi che mira con la faretra, lo stemma del castello, la faccia di un leone, tutta la facciata del castello è fatta con tutti di chicchi di uva, il giornalista è presentato in un modo, diciamo, adulatorio, inchinato, si inchina per l'adulazione che ha verso Berlusconi, e adesso dovremmo vedere il bersaglio sul quale si esercita Berlusconi, che è l'immagine di Pietro. Ecco il carro, e nei particolari si vedono gli aspetti delle Alpi. Verso lui cerca di scappare Bossi con la carriola, vedete? Olio, vino, uva, formaggio, e cerca di andare verso la Padania. Del resto non è la prima volta, secondo questo segnale, che il nord rapina il sud, è una storia vecchia. Alcuni secoli fa quelli del nord si presero gli impianti industriali del sud ed è una vecchia polemica. Ecco, con un forcone Bassolini che disturba nella sua fuga il mobilissimo Bossi, mentre dietro si vede il Vesuvio che fuma, ed è pure rappresentata la cantina sociale. Ecco, si vede il mare, il golfo di Napoli, le barche, il movimento dell'acqua. E fa da coreografia a questo carro pure un simpatico Pulcinella. Ecco, carro numero 10, ecco un altro carro di satira politica, è il carro numero 11, mi sembra che sia l'ultimo della sfilata. È sempre il problema dell'Europa, il povero Prodi che cerca di tirare l'Italia, che è rappresentata dal pullman azzurro, per l'inserimento in Europa, quindi Maastricht, mentre su di un cactus, ecco Prodi che tira il pullman. Ecco, il cameraman fa vedere in particolare la fune di aggancio con la quale Prodi cerca di tirare il pullman Italia. Prodi chiede l'autostop, quindi la collaborazione di Berlusconi. Speriamo che tutti la diano questa collaborazione e tutti insieme diano una mano per risolvere il problema dell'inserimento dell'Italia in Europa. Sempre dalla bottega Fonzi, anche il carro di prima era dalla bottega Fonzi, per festeggiare questo 20° anniversario della festa dell'uva. Certo, la festa ne ha fatta di strada, prima si chiamava sagra, poi si è chiamata festa, e la perfezione dei carri è sempre migliorata. Ve lo posso dire che sono stato io un cronista fedele che ha visto per voi tutte le manifestazioni. Migliorata la tecnica di preparazione dei maestri carraioli, perché dovete sapere che esistono dei maestri carraioli che possono fregiarsi giustamente di un brevetto di maestro, che sono diventati abilissimi nel avere idee, concretizzarle e farle con precisione e con passione. Naturalmente alla torta si accompagna lo spumante di Solopaca, il vino di Solopaca.